Vediamo insieme le regole per il testimone nel processo penale. Obbligo di presentarsi. Se ricevi la citazione a comparire in un processo penale, avrai l'obbligo a presentarti nel giorno e nell'ora stabiliti davanti al giudice indicato. Se hai un legittimo impedimento, cioè un valido e serio motivo per cui non puoi presentarti, ad esempio una malattia che ti impedisca di raggiungere il tribunale nel giorno previsto, dovrai avvisare tempestivamente la cancelleria del giudice, specificando i motivi del legittimo impedimento. È sempre bene allegare il certificato medico o comunque la prova dell'impedimento. Se non ti presenterai senza un valido motivo, il giudice potrebbe disporre l'accompagnamento coattivo, cioè verrai prelevato dalla polizia e scortato fino al tribunale. Il giudice potrebbe anche condannarti al pagamento di una somma da 51 a 516 euro. 2. Obbligo di dire la verità. Il testimone deve rispondere secondo verità. Se ci dovessero essere elementi per sospettare che il testimone stia mentendo o taccia su ciò che sa intorno ai fatti per i quali è interrogato, lo stesso potrà essere indagato per falsa testimonianza, rischiando la pena della reclusione da 2 a 6 anni. 3. Fatti, non opinioni. Nel testimoniare non si devono fare valutazioni o apprezzamenti personali, né tantomeno riferire voci correnti nel pubblico. Il testimone può riferire fatti che gli sono stati raccontati da un terzo, ma dovrà indicare con esattezza da chi ha appreso la notizia. Quest'ultimo potrà essere a sua volta chiamato per confermare tali fatti. 4. Divieto di autoincriminazione. Durante la testimonianza, il testimone non è obbligato a rispondere a domande le cui risposte potrebbero provocare la sua incriminazione per qualche reato. In questo caso, la testimonianza dovrà essere interrotta su disposizione del giudice e il testimone dovrà essere avvertito della facoltà di non rispondere alle domande postegli sia dalle parti sia dal giudice stesso.